Oggi la squadra caccia fantasmi è al completo. Anna è sempre a ragno lì nell'angolo perché si spaventa. No, io sono stufa, sì, perché sono tre notti di fila che sogno fasmofobia. Mi sono stufata, va bene. Fantastico, oggi siamo nella casa di Jerick, dove incontreremo nonno Benjo e il suo fantasma. È a tre piani questa casa, molto bene, molto bene. Allora, tutti abbiamo una torcia, poi io vi dico cosa prendere. Allora, io prendo il termometro, poi... Io prendo l'MF allora. Sì, e io voglio anche fare le foto però, eh. Ah, calmi, calmi, calmi. Ci organizziamo bene. Io prendo, Piadino non lo devi dire. Chiaramente. Proprio chiaramente. Perché mi fai venire già l'ansia, non siamo manco iniziati. Quindi, Piadino prende la talk box, la puoi prendere tu. Alex, okay, prendi l'MF. E poi Anna invece ci porti appresso la smudge stick e l'accendino, va bene? Tutto chiaro? Ma non posso portare le telecamere con quelle da testa, io non vedo niente. Va bene, ok. Allora lo smudge stick lo porta Piadina, va bene? Porta il Piadina al smudge stick. Stick, questo qui? Quell'incenso, il coso lì, il pacchetto. Dove è il pacchetto? E anche... Quello bianco, Piadina, quello bianco! Ho preso l'incenso, sono il cacciatore provetto, andiamo. E anche l'accendino, Piadina. L'accendino non c'è spazio, mi hai fatto prendere... Piadina! Lo prendo io! Possiamo stare 10 minuti qui! Scusa, abbiamo fatto partire il timer, mi sa, Sì! Le chiavi, scemi! Andiamo. Oh mio Dio, dai, cioè, ma siamo delle seghe allora, ma non è possibile! Ho già paura! No, inizierà tutto col verso giusto. Certo, tu non trovi neanche le cose da raccogliere, mi dici qual è il verso giusto. Cioè, non lo... spiegamelo, ti prego! Poi, non era questo sicuramente. Inizi a dire le cose e ti fermi a metà perché sei scemo! Shh! No, al fantasma gli tiro le mutande in testa adesso se mi viene a... Buonasera! A molestare. Oh, allora, con le torce dietro finitela immediatamente, perché mi dà fastidio. Ma non riuscivo a capire se era accesa o spenta, scusa. Ecco, no, non le dovete tenere spente, perché dà fastidio che si incrociano i flussi delle luci e non si vede... Cosa sta... L'ho vista, l'ho vista, era dietro di voi, eh. Era già qui. Era dietro di voi, l'ho vista. Ma sei un te lo giuro, era qua. Era qua, è passata qua. Ho sentito un battito nelle orecchie due volte. Se ci sei, dacci un segno. Oh sì, è qua, è qua, 4-4, c'è un 4, MF4. Te l'ho detto. Se ci sei, dacci un segno. Ma che ci sei, oh? Anna è dentro con noi, quindi si Allora, cerchiamo di beccare la stanza giusta prima di tutto, perché è possibile che magari si stesse aggirando. Però è probabile che la sua stanza sia sempre quella lì. Ma mi sa che è questa, Lion, eh? No, no, non può essere, perché non c'era freddo. Quindi non può essere. Può essere che nelle vicinanze di quella... Però non dovrebbe essere quella. Piadina, ti do un incarico. Sì? Allora, deploya tutte le cose che hai portato, le metti fuori dalla porta principale. Ok, okay, da dove siamo entrati noi? È dentro, ho sì. Ho trovato dentro. L'osso. Ok, poi invece vai fuori, Piadina, e prendi un altro termometro, Piadina. Vieni con un altro termometro, mi aiuti a trovare. Perché... Lascia anche l'incenso? Sì, sì, metti tutto fuori, fuori nella porta. Perfetto, vado a prendere il termometro, lo sto correndo. Però io non è che devo spiegare le cose 10 volte, Piadina. Cioè, abbi pazienza. Hai ragione, scusa, che questo gioco mi mette ansia. Io lo so che tu ti caghi addosso, perché, cioè, io quando ho conosciuto Piadina, ho detto, ah, questo qua è coraggioso, non come quella seghella di Alex che si spaventa di tutto. Non sono coraggioso per niente. No, no, lo so, fidati. Vieni qui, amico mio, vieni, rimani con me. Vieni, andiamo a vedere al piano di sopra. Piedi, rimani qui. Sicuramente da qua, Rimani al piano di sotto. Ho preso il termometro, rimango al piano di sotto, guardo tutto di nuovo. Bravo, riguarda tutto perché può essere che mi sono perso qualcosa. Invece, Anna, tu... Io ho mollato una telecamera davanti alla porta, non entro mai più, ciao. Ok, perfetto, perfetto. È sempre bello avere a disposizione degli alleati così coraggiosi che non ti abbandonano nel momento del bisogno. Oh, dove sei? Non andare da solo che mi lasci indietro. Sto cercando di fare del mio meglio, Alex Nautz. Se ci sei... Hai trovato qualcosa? Dammi un segno. Dammi un segno. Secondo me è di sotto, No, no, è qui, Mi sento... mi sento proprio quel fremito fantasmico. Ma c'è anche un piano di sotto, Anna, in questa casa? No, 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 sono solo due piani. Quello lì dove c'è la cucina e quello sopra. Meno male, perché quella sedia di Alex aveva detto che erano tre, ma del resto... mi sono sbagliato, pensavo fosse l'altra casa con il seminterrato. Egli è una sedia, quindi è anche non normale. Non niente di sopra? No, è qui, raga, è qui. Allora, non sta facendo tanto freddo, però è qui, perché ci sono 7 gradi qui, 7, 9. Sì, è qua, non ci sono le temperature di congelamento, ma è qua. Allora, inizio a disporre le cose, voi dovete lasciarmi fare, però mi serve proprio spazio libero. Questo non è il modo di fare spazio libero, Alex. Stare in mezzo alle palle è proprio la cosa meno buona che puoi fare. Scusami, non volevo. Proprio non la volevo. Meno buona che puoi fare. Ma proprio meno buona, meno buona. Piazzatemi l'altra telecamera, così vi dico se ci sono spirit orbs. Allora, una telecamera io l'ho messa, Anna, dovresti vedere. Ma ti ricordi il nome? Non lo dobbiamo dire. Non l'ho detto. Non lo dobbiamo dire ancora. Aspetta un attimo, non dirlo infatti. Chi è che ha chiesto di accendere la spirit box, scusate? E di piazzarla. Io per vedere se parlava. Qualcuno te l'ha chiesto? No, no, scusami, non volevo. La smetti di essere un danno per la società? Mi sto cagando addosso, metti che parlava. Noi facevamo una prova e ci potevamo sciacquare e smettere, prima. E magari la smetti anche di muoverti a ragno? E di giocare per conto tuo? Scusami, non ti volevo. Ti stai muovendo a ragno.
Mi sto muovendo il ragno, guarda. Ragazzi, la state facendo agitare. No, mi sto agitando io, fidati che non è il fantasma il pericolo in questo momento. È ancora peggio. Sono molto peggio del fantasma io. Adesso, fermi. Anna risponde a tutti oppure no questo qua? Alle persone sole, posso portarti due sensori di movimento? Portami i sensori e Alex e Piadina dovete andare in un'altra stanza. Quindi Alex molto va volentieri. Di sopra. Alex di sopra. Ok, va bene, sto andando. Piadina invece, via, via, spartisciti. Non di sopra, non di fuori. Sopra, no, fuori, no. Dentro, va dentro, ma non di sopra. Dentro, dentro. Li piazzo io, li fai da solo? Vai, vai, va, faccio io Anna, non ti preoccupare. Ciao. Basta uno. Ha fatto il verso, ha fatto il verso, ho sentito. Ho fatto, mi ha fatto, mi ha fatto. Ti ha soffiato? Sì. Mi sa che ci vuole attaccare. Aspetta che devo piazzare il sensore. Allora, prima di tutto, messo il sensore, ok. Poi, che prove livello 8. Che prove dobbiamo prendere, Anna? Allora, ci serve sì. Testimone di un evento già fatto. Ok. Stanza sotto i 10 gradi già fatto. Ci serve una foto del fantasma. Piedi, non devi venire. Vai ci via. Sono in fondo. Vai in un angolo e vivici. Allora, prima di tutto devo smuggiare l'area, ok? Con gli incensi, adesso, in modo da far calmare questo fantasma e placare. Sai che non lo calmi, si arrabbia. Si calma, se devo smuggiare. Sto smuggiando, lo smuggio. Me l'ha segnato Anna che ho smuggiato non ben bene. Non c'era da smuggiare, quindi non lo so. Ah, allora, perché? Ma tu hai detto che c'era da smuggiare. Ma io non ho mai detto niente, smuggiazione. Guarda che se dici le cose sbagliate ti faccio entrare a fare paura poi, eh. Oh, io non ho detto Cosa c'è? Ti ha illuminato il sensore di movimento? Forse sono stato io. Allora te proviamo. Ne ho droppati due, mettine un altro. Va bene. Puttana! Niente, ho detto una brutta cosa. Foto! Cosa? Non ho visto niente io. Cosa c'è? E allora? Ma ho sentito. Anche io ho sentito da Hai sentito sopra. Anche tu? Che brutta cosa. Giù in fondo ho sentito. A quanto è urlato sta persona. No, questa è rabbia, questa è incacchiata. Aspetta che ci proviamo. Via. Allora, calmi, devo mettere un altro sensore di movimento. Ok, perfetto. Allora, calmi. Allora, accendiamo la talk box e vediamo se parla. Se ci sei, dammi un segno. Ma che dai, è sta suonando? Una cosa orribile. Ma cosa hai trovato, Alex? La tavola Ouija. Aia. Oh no. Ma io ho sentito suonare il pianoforte, eh. Oh mio Dio, ma davvero? Puoi parlare? Sento versi. No, il libro porto non ce l'ho. Libro. Porta il libro. Dove sei? No, non mi sta piacendo. Dove ho sei? Ho paura. Sto entrando. No, sento scricchiolare ovunque, Anna. Proprio ovunque. Ma in che senso? Perché sta qua cammina, mi sa. Mollami sto libro e va via. Aspetta, ti ho portato anche l'altra torcia. Che se no lì non parla questa qua. Oh, se succede che c'è un attacco, cosa? Voi vi spiego cosa dovete fare, Piadina e Alex, eh? Dovete venire da me. Ha già scritto. Certo. Non ho fatto in tempo a appoggiarlo, che già l'aveva scritto. Che t'ha scritto? Che t'ha scritto? Un simbolo demonio. E no, altro. No. Sì, ho fatto anche una foto. Vedo. Mannaggia, chi so io? No, ragazzi. È apparsa? No, però sta a fare un sacco di versi, eh. Fatti vedere. Ma si deve far vedere, cioè abbiamo bisogno di vederlo. Sì, ci serve una foto. Erca miseria. E appare solo quando sono da solo, giusto? Esattamente. Erca miseria. Fatti vedere. Ma è qui, l'infida. Puoi parlare? Quanti anni hai? C'è la Spirit Orb. Aia, sei bella? Come si chiama? È maschio o femmina? È maschio o femmina? È una femmina. È una femmina. Sei una bella ragazza. No. No! Se ci sei, dammi un segno. Fatti vedere. Questa tra un po' ci attacca. Io si arrabbia e ci questa attacca, ci ammazza tutti. Ci ammazza, urlo, ci ammazza, ci ammazza. Però al ce la possiamo. Momento è calma. Fatti vedere. Una cosa che mi sono dimenticato di dire, ma forse è importante. Stiamo giocando a difficoltà avanzata. E quindi il fantasma è molto più aggressivo, molto più pericoloso. La sanità infatti mentale fa scende più cose. E fa molte più cose. Ma la porta l'hai aperta tu? No, sta a fare tutto lui. È tutto incacchiato che muove le cose. Se ci sei, dammi un segno. Va bene, ok. Ma Anna non ti ha detto il nome o sbaglio? No, Anna mi dici lo il nome? Lo vuoi sapere? Sì, qua la temperatura è più bassa comunque, si sta arrabbiando. Molto arrabbiata, molto si arrabbiata. Si chiama Mary Brown. Aia. Mary Brown. E si arrabbiano quando dici il nome. Oh, non devi stare lì, non devi stare lì. Ti sto guardando. No, infatti, raga, dovete spegnere le luci perché mi sa che la Spirit Orb in realtà non l'ho vista, non c'è. Alex, spegni, Piadina, le luci, subito, spegni. Io spento tutto, non ce l'ho nel buio accesa. Devi stare. Ha chiuso la porta. Niente, no, non è vero, la porta è aperta. L'ho vista, ho fatto la foto. Cucina, l'ha chiusa. Ho fatto la foto.
Ho fatto la foto, Anna, giusto? Abbiamo finito, possiamo andarcene. Sì, ce l'hai, vai, vai, che si stava arrabbiando, no, signora. No, cosa c'è? Raga, non abbiamo prove. Noi abbiamo solamente che ha scritto, non sappiamo altro. Abbiamo diverse prove. Il Ghost Orb tu non l'hai visto? Che ha scritto. Scusa, no, ma tu avevi detto che l'avevi visto, Anna. In realtà era la luce di questi tonti di sopra. Stupidi pezzi di schifo. No, ma perché quella sega di Alex? Quella sega di Alex, vai dentro. Pierina, esci. Alex, vai dentro. Devi essere punito. Vai dentro. Basta. Dove mi attacca? Pierina, tu fuori. Tu fuori, via. Ah, guarda, non me lo faccio dire due volte. Ma come, da solo? Sì, Alex, da solo. No. Adesso devi imparare. Devi imparare. Fuori, buona fortuna. Pianina, fuori, Alex. Buoni, fermi, Pianina, c'ha la sanità al 10%. Vedi? Esci fuori. Era pericoloso. Alex, rimani lì dentro, è brutto, schifezza umana. No, questo è cattivo. No, io me lo ascolto. Tu non ascolti le indicazioni, adesso devi soffrire. Adesso ti secca. Adesso ti secca. E sai cosa altro ti dico? Adesso ti faccio proprio imparare la lezione della tua vita. Guarda che queste cattiverie, io mi sto cagando in mano. Mary Brown, Mary Thompson. Ma si chiama Mary Brown. Mary Brown. Dai, basta. Affanquaro. Così ti impari. Spero che ti ammazza, guarda, che si arrabbia. Spero che si infuria, porca miseria, ti stura. Rimani lì e non uscire, Sei mossa. Bene, sarà meglio. Adesso va a seccare. No, raga, dai, veramente, ci servono le prove. Alex sta per morire. Non è quanta sanità mentale ha? 30. Alex? 30 è tanto ancora, ha voglia. Allora, va avanti tutta la vita, va avanti. Per sempre. Ma Alex, scusa, ma entrate anche voi, no? No, rimane. Anche voi. Chiamala, Alex, chiamala, Mary Brown. Mary Brown. Bravo, tanto non viene, tranquilla, sì, non viene. Tanto, tranquilla. No, io e lei amici. Porca troia. Alex! Alex! Sa cagato il tosto. Dai, ora il fratello li punisce. Allora, ricapitoliamo. EMF a livello 5 ce l'abbiamo avuto? No. Giusto? Chi ce l'aveva? No, non ce l'abbiamo avuto, ce l'avevo io. Svegli allora e rispondi alle domande. Ma sta dentro da solo e fai rumori, io ho paura. No, poi cosa abbiamo avuto? Sono il libro spiritico. Il libro spiritico, perfetto. Quindi può essere uno spirito, un revenant, un'ombra, un demone, un yurei, un oni. Non abbiamo capito niente. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Molte cose può essere. Molte cose. Entrate insieme a me. Dovete entrare con insieme la scatola spiritica. Ce l'avevamo la scatola spiritica, ma non l'avevi accesa. Sì, non ha parlato. Vabbè, allora la foto l'abbiamo, quindi io posso entrare con questo. E magari anche il crocifisso. Nel caso io provo a repentare. Giusto per sicurezza, io prendo un po' di sale. Almeno butto addosso. Alex, tutto muovendo. Aiuto. Ti ha chiuso dentro, Alex? No, che no, succede? Però mi sa che io quella porta l'avevo chiusa e mi sa che lei l'ha aperta. Alex, Anna, quanto ho di sanità mentale io? Tu stai a posto, 77. Ascolta, io ti ho lasciato nel salotto una torcia per le impronte. Cerca impronte. Pianina, la vedi? Se la vedi, prendila e cerca le impronte. Io non vedo assolutamente niente. A terra, ce l'ho io la torcia, quella. L'ha presa questo schifo umano. L'hai mai sentito? È lì. Fagli un'altra foto. Ti repento. No, non va. Ha funzionato. L'ho scacciata. Guarda questo pisello, dov'era? Dov'eri? Questa qua, la UV, possiamo usarla, no? E vai, fai. Pianina, allora, vai non via. Mi apparire davanti, Pianina, che fuori. Mi cago in mano, Fuori, Pianina, fuori. Va subito via proprio. Perché anche lui deve fare qualcosa nella sua vita. No, non c'è niente comunque. Pianina, non c'è via niente. Del tutto, via, via. Neanche la finestra. No, Alex, stai dentro e fruga. Analizza e bene. Sto frugando, ma non trovo niente. No, non c'è. Alex l'ha chiuso dentro. L'ha chiuso dentro. Alex, salvati. Lo repento dalla finestra. Ti repento. Alex, non ti preoccupare, la repento io. Ti repento. Alex, perché non chiamalo? Ti repento. Alex, ti sta repentando solo la finestra. Vieni alla finestra. Ti repento. Alex, vieni alla finestra. La repento. Torna nel buio da cui provieni. Funzionato? Ancora? No, va. Okay. Mi sta attaccando. Aspetta. Mi vuole. Ti sta proprio bene. Dai, è finita. Vieni. È finita. Vieni. Tiratelo fuori di lì. Cosa è successo in questa Alex, casa? Alex, vieni. Dai, vieni. Alex, sei vivo? Alex? Sta piangendo. Alex, ti devo venire a cercare. Dove sei? Alex. Ci sarà chiuso in bagno. Andiamo a cercare in bagno. Alex, eccolo che scende. Tutto triste. Dai un'occhiata. È possibile che adesso abbia lasciato impronte. Ma tu. Prendi le pasticche. No. Ok, no. Vai, prendi l'altro. Oh, sorella, Mario. No, via. È incavolata nera. È incavolata nera. Ti repento. Ha funzionato, eh.
Oh mio Dio, cosa è miracoloso? Allora, nel caso ve lo state chiedendo, repent vuol dire pentiti, no? E vuol dire tipo ti costringo a pentirti, quindi ti rimando nelle tenebre. Per i demoni funziona. Allora ha funzionato. Ma magari è un demone allora. È possibile, ma Alex esci dall'angolo, dai, quella è di Anna. No, dai, non piangere. No, non piangere. Gliel'ho prestato. Allora, quindi abbiamo raccattato altre prove? No, perché non c'erano altre pronte digitali o altro. È un problema, Ma questo allora parlava. Ma che ne... No, faceva... È molto brutta, tra magari l'altro. Magari era un parlare. Allora, secondo me è un demone, perché il demone dice che gli puoi fare delle domande con la tavola Ouija. Quindi c'era la tavola Ouija. Vogliamo provarla. Però in teoria doveva anche fare temperature di congelamento. Ma mi sa che io per un attimo l'ho vista la temperatura di congelamento, Proviamo a mettere demone. Secondo me ci azzecchiamo. Sei sicuro? Abbastanza sicuro. Che poi ne dobbiamo fare anche un'altra. Più facile però la prossima. Questa qua era molto... Era ostica. Alex ha pianto. Terribile. Porca miseria. Alex, ti e senti bene? Ho sentito tutun. Sì, era infuriata. Devi ringraziare che l'ho repentata. Tutun, l'hai sentito da qua? Sì. No, ero lì vicino. Calmiamoci. Vediamo se ci abbiamo preso. Che secondo me siamo stati pure bravi. Era un oni. Un oni. Tua sorella in carriola. Va bene. Abbiamo detto due parolacce. Una tu e una io. Ma non fa niente. Ok, seconda missione. Questa qui, livello sempre difficile. Però è più piccola la casa, quindi dovremmo cavarcela in meno tempo. Cosa dobbiamo fare, Anna? Illustraci. Allora, dunque, sì, ci serve l'EMF, okay, una foto al fantasma, okay, e uno di evento noi deve subire qualcosa di orrendo. Ok, perfetto. Io ho tutto quello che ci serve. Voi prendete. Aspetta, qualcuno mi porta il crocifisso dentro. Che ci nel caso io lo repento al volo. Aspetta, non ho preso la le torce. L'avete prese? Allora, l'EMF me lo porta dentro un'altra persona, per favore. Ce l'ho io, anche quello. Ok, perfetto. Andiamo, amici, vai. Dentro con coraggio, però è bella raccomando. Questa casetta. Sì, Alex. Io ti porto il libro. Questa qui è la casa di un signore chiamato Piadina Calda. Faceva i... No, deve essere veramente una grande persona. I dolciumi, faceva dolci, questo qua, molto bella buoni. Sta casa. Buonissimi. Buoni con... Ok, ora zitti e tranquilli, però, perché altrimenti qui può succedere qualcosa da un momento all'altro. Manchi di rispetto al fantasma, poi è una cosa iniziamo, molto poco raccomandabile, mancare di rispetto al fantasma. Può succedere. Ha chiuso la porta? Così orribile. Non noi. Assolutamente non noi. No, non cominciamo. Non attenzione, spartitevi, che devo cercare bene. Devo fiutare, annusare. C'è del freddo qui in Danimarca. Se ci sei. Ah, siamo in Danimarca. No, no, che ci sei. Un segno. No. Un segno che ci sei. C'è una chiave qui. Enorme. Ma infatti tu avevi detto era piccola. Piccola ma il tuo segno. Ma c'era scritto piccola. Ma non è vero. Mi ha chiuso la porta in faccia. È qui. Per forza. Forza di cose. Se ci sei, dammi un segno. No, niente segni. Forza, fantasma. Oh, dobbiamo trovare una chiave perché se mi interrate è chiuso, L'ha trovata Ettore. L'ho trovata io, su capalle. Vediamo se è qua. È sicuramente possibile. Oi. Apri sta sta tenendo la porta, Sei qui, allora. Stai pronto perché è arrivato il momento di repentarti. Oh, ma sei passato attraverso la porta, infatti, ma che sì, dici? Ma come hai fatto? Sta tenendo le porte l'infido, ve lo dico io. Non vuoi. Questo è uno qua. No, non è nemmeno qua. Però sembra essere un tipo timido, perché non vuole che noi entriamo, cioè ci sta forse tenendo fuori. È di fuori sopra, allora? Sì, mi sa che è di sopra, per beh, forza. È positivo, però. Beh, in teoria sì, però non è detto che poi non si rigiri le palle, Cioè, ricorda, difficoltà è sempre avanzata, quindi può voler dire che anche se è timido a un certo punto... Spegnete ste luci! Sono tutte spente! Tieni le porte! Non vedo niente! Tieni le porte! È uno proprio di quelli che tengono le porte. Non so cosa ma vuol dire. Ma non è che siete che non sei capace di aprirle. Anna, scusa, non sono io che rimango nel camion per 20 ore al giorno. È qui dentro? Ok. Se ci sei, dammi un segno. Porca va bene. Ok. Anna, esci, dai. Cammina. No. Basta. Allora, porta l'MF, entra con sto cacchio di MF. Guarda, già l'ho preso, vai dentro, bene, cerca il punto. Dai, troviamo 4 addirittura. Devi 4? Trovare il 5, sei un deficiente, no, sei un cagasotto. Se c'è il 4, non c'è il 5. Vai a cercare. Ha scritto, ha scritto. L'animaccia vostra. Ok, ho fatto la foto alle scritte. Direi anche basta, no? No, allora, fermi, allora, calmi. Allora, basta a cagarsi addosso, ok? Allora. Ho capito, basta. Allora, questa è la telecamera, l'ho messa. Alex, ti levi dalle palle. Scusami. Oh, mamma mia. È acceso la radio. Niente. Questa è colpa niente. Di quell'imbecille di Alex. Io c'ho il crocifisso. Dammi il crocifisso, non lo devi avere tu. Tieni. Oh, non sei autorizzato a repentare. Allora, se ci sei, fatti vedere. Pronti con la fotocamera?
Fatti vedere. Risponde a tutti, Anna, questo qua. Accese le luci fuori. Persone da sole. E allora dai, sciacquatevi dalle palle. Forza. No, ma sono andato in faccia a tutti quanti. E non uscite, dovete restare solo dentro. Sta squillando il telefono? Però voi non uscite. Siamo l'osso, io e il Pialina. Ma se uscite vi ammazzo, No, non no, uscite. Siamo già al secondo piano, in fondo al corridoio. Ti comando! Dalle tenebre. Stai zitto, tua mamma. Oh. Ti comando dalle tenebre da cui provieni. Fatti vedere. Ti comando. Fatti vedere. E spegni sta radio. Fatti vedere. Dove sei? Fatti vedere. Fatti vedere. Anna, come si chiama sto imbecille, scusa? Dorothy White, è una signora. Dorothy White. Forse devo spegnere le luci? Fatti vedere. Mamma mia. Fatti vedere. Non spegnere le luci. Sta toccando. Sta toccando tanto. Attività 6. Fatti vedere. Fatti vedere. Sembra timida, un pochetto. Acqua sporca, ci serve qualcosa del genere per caso? No, ci serve solo la foto. Ti sto portando la spirit box e impronte digitali. Va bene. Credo. Fatti vedere. Se ci sei, dammi un segno. Prova a triggerarla accendendo e spegnendo le luci, che a volte... Ma ha staccato le luci? Raga, ha staccato le luci. Aspetta, è vero, ha rotto il generatore. Alex, vai a riavviarle, solo Alex. Piadina no. Ma dove sono? Sotto. Giù di sotto. Ok, vado a riavviarle. Ma comunque non può essere un gin, perché il gin non lo spegne il generatore, capito? Bene. Fatti Lion. Vedere. Io non posso salire su, c'ho paura. Fatti vedere. Forza, no. Fatti vedere. No. Suona il telefono. Non ti ho chiesto questo. Ho riavviato il generatore. Allora gli sulescio le luci così gli rompo le balle. Vai. Vediamo se si scazza un po'. Fatti vedere. Niente. Fatti vedere. Ti ordino di farti vedere. Sembra timido questo, Fatti vedere. Dai, che sudicio. Che sudicio questo. È veramente un sudicio, rispetto agli altri. Portami... Allora guarda, ho preso la UV che mi ha lasciato Anna. Dai un'occhiata. Dai un'occhiata. Do un'occhiata. Finestre, porte pulite. Non c'è nessuna impronta. Già perché fatto. Si fa vedere insieme. Sì, ho abbiamo fatto. Ti butto la spirit box là. Ciao. Dai, ma. Cioè, ma che gente del cacchio. Scusa, ma fallo fare la Pianina che prima non ha preso lo spazio. Io sono chiuso nel bagno, non esco. Dove sei? Appunto. Dove sei? E non c'è. Ma ha scritto? Sì, ha scritto. Dove sei? È infida. E la spirit box è a fianco al libro, quindi in teoria dovrebbe scrivere, Non c'è temperatura di congelamento? No. Dove sei? No! L'ho vista! Ti repento! Attacco! Ti repento! Mi ha seccato! Mi ha buttato la conno! Mi ha seccato! Via, dovevo scappare! Mi ha seccato! Hai fatto la foto? Mi ha seccato! Faccelo davanti! No, non ho fatto in tempo, volevo repentare, ma non ho fatto in tempo, mi ha seccato! Mi ha rotto! No, che brutta cosa! Ciao! Scappate via, raga, è cattivissima! Il cadavere di Lion e me ne vado immediatamente! Ma il cadavere mio devi fare la foto, scusa! Ma ci fai i soldi? Io faccio i soldi! Ma lei serviva la foto! La foto alla fantasma! Io volevo repentarla, ma non ha funzionato! Bene, fermiamoci qui! È stato molto bello! Che brutta avventura!